Quindi la vostra è un'attività di pronto soccorso dell'educazione. E perché ti sei messo a fare questo, Cesare? Salve, e adesso sì, sta succedendo questo perché essenzialmente perché le nostre autorità hanno chiuso invece il servizio permanente, perché noi prima questo lavoro lo facevamo in permanenza. Io sono 4 mesi che mi sono autolicenziato, cioè sto senza stipendio e rispondo alle chiamate sperando che poi nasca qualche cosa. Il problema è la dipendenza, nel senso che diciamo, quello che noi cerchiamo di fare è esattamente quello che è stato detto già, cioè di attivare le risorse delle persone. E il problema è di attivare le risorse degli insegnanti, perché gli insegnanti stanno in una condizione di dipendenza, cioè non sanno che cosa fare, sono messi in condizione di non poter decidere e organizzare le cose secondo il buon senso, ma seguendo delle direttive che il più delle volte sono sballate. E i ragazzini stanno in una situazione di dipendenza, nel senso che ci sta un rapporto asimmetrico con gli insegnanti, i genitori, eccetera, per cui stanno in una posizione in cui non apprendono a essere autonomi, ma apprendono a chiedere. E noi abbiamo interi quartieri, della città, intere cittadine, che sono delle cittadine e quartieri di bisognosi, cioè di persone che sono una somma di bisogni e non dei soggetti attivi. E questa cosa è stata fatta giustamente, come è stato detto, dalla politica assistenzialistica, che conviene a tanti, Però tu conviene a perché chi hai si voluto fare trovava maestro di senza. strada, Cesare? Cioè Ripeti, tu, scusa. rivedendo la tua strada, percorsa finora, quando è che hai capito che la tua strada era proprio quella del maestro di strada? E perché? Vedendo Guarda, io da questo un che ci hai certo punto appena di vista, descritto. sì, da un certo punto di vista l'ho capito quando avevo 10 anni, perché mia madre mi portava a scuola per mano e mi sguinzagliava in corrispondenza delle abitazioni dei ragazzini che non andavano a scuola. Io salivo in queste case e chiamavo i ragazzini e in queste case io ho visto esattamente le cose che alcuni hanno visto alla periferia del villaggio turistico che hanno visto in Giordania, eccetera, cioè ho visto una umanità dolente, abbandonata a se stessa e soprattutto incapace di reagire perché messa in una condizione di dipendenza. E questo ce l'ho negli occhi e l'ho vissuto da bambino e l'ho continuato poi a vivere passando nelle baracche di Via Marina. Vi ricordo che a Napoli, ancora nel 1963, c'erano le favelas identiche a quelle del Brasile, con i bambini nudi, i rivoletti di liquami che scorrevano per strada, e prima di eliminare questa cosa mi è dovuto passare di acqua o liquami sotto i ponti. Quindi, diciamo, la mia educazione sentimentale si è fatta esattamente nelle periferie degradate. Io appartenevo a una famiglia di insegnanti, quindi privilegiato, però negli occhi ho avuto sempre i disgraziati e il fatto che sono abbandonati a se stessi.